Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi faremo un video dove proviamo tantissime novità. È veramente tanto che non facevo un video first impression dove provavamo novità high-end e novità low cost, quindi sarà un bel mix. Se vi piace la base che ho adesso, preparatevi, proprio allacciate le cinture perché in verità che abbiamo scoperto dei prodotti pazzeschi. C'è da dire che non so, sarà l'autunno che sta arrivando, sarà che è la nuova stagione, ma veramente stanno di nuovo uscendo tantissime cose. Quindi il video di oggi sarà novità low cost e high end che potete trovare su Look Fantastic, ma poi credo che farò anche un video first impression di novità che sono poi uscite da Sephora. Quindi mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale perché arriverà anche quello a breve. Ma oggi ci occuperemo di Look Fantastic, che come sapete, se fate shopping su Look Fantastic, non vi dimenticate di utilizzare il mio codice sconto che è LFFranci. Inoltre, in questo periodo, ovvero fino a stasera, c'è una super, super mega offerta, ovvero il 40%. Non tendono a fare questa super offerta del 40%, ma ci sono tantissimi dei miei prodotti. Vi metto qui alcuni screenshot iper iper scontati, che quindi che se erano nella vostra wishlist, magari non controllavate il sito da tanto. Questo è il periodo migliore per acquistarli, perché poi ovviamente sono già super scontati, più aggiungete il codice, uguale l'affare del secolo. Shopping stasera, o che fate shopping poi un'altra volta, ricordatevi però, il codice non è affiliato, però vi fa risparmiare a voi, che è la cosa che alla fine a me interessa. Questo è quanto, questa è la full face, ma senza perdere in chiacchiere vi faccio vedere che prodotti ho utilizzato. Ripeto, preparatevi, allacciate le cinture, perché mi sa che qui abbiamo scoperto dei prodotti veramente veramente interessanti e non me l'aspettavo, ma vi faccio vedere. Eccoci qui, belle struccate. L'unica cosa che ho fatto sono le sopracciglia, perché inizieremo dalla base. Primo prodotto che andremo a testare assieme è un primer. Questo qui è un primer della Rimmel, si chiama il Multitasker All Day Grip and Breathable Primer. Dovete sapere che secondo me tra i brand low cost, i due miei preferiti che secondo me fanno dei prodotti veramente validi sono la Maybelline e Rimmel London. Infatti, non so se vi ricordate, ma questo qui, che è il Rimmel Multitasker Better Than Filter, è uno dei miei primer luminosi preferiti. Ve lo dico sempre che questo qui secondo me è praticamente identico all'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury. Voi lo sapete che io non sono una persona che tende a parlare di dupe, cioè con tanta leggerezza, ma fidatevi di me quando vi dico che questo qui, se vi piace quell'effetto, potete risparmiare 30 euro e comprare questo. Tra parentesi, questo qui lo utilizzo anche tantissimo su Mamma Maria e su di lei l'effetto anche è stupendo, quindi iper iper consigliato se vi piace l'effetto, diciamo, un po' più luminoso sulla pelle. Sicuramente se avete la pelle matura e volete creare un effetto un po' più ringiovanito all'incarnato, andare ed illuminare questa zona va praticamente a liftare leggermente gli zigomi e quindi vi dà questo effetto di pelle un po' più liftata. Quindi andiamo e proviamo questo qui. Poi ho pensato, visto che andremo a provare un altro fondotinta, da un lato andiamo ad applicare questo della Rimmel, mentre dall'altro vado ad applicare uno dei miei preferiti, così da capire poi anche con il fondotinta se mi piace o non mi piace, perché se vado ad utilizzare sia il primer nuovo che il fondotinta nuovo, poi non so esattamente darvi dei feedback così subito. Ovviamente questo qui è tutto first impression. Guardate, questa è la texture di questo primer, proprio super gellificata. Ne ho messo molto di più di quanto ne ho bisogno solo per farvelo vedere meglio. Quindi vado e lo applico sulla metà del mio viso. Diciamo che questo qui, essendo un hydrate and grip, non vi aspettate un qualcosa che vada a levigare il poro, ma proprio qualcosa che vada, secondo me, ad idratare e far sì che poi il fondotinta si attacchi alla pelle. Dà proprio questa sensazione di freschezza. Dall'altro lato vado e utilizzo un primer invece classico siliconico, così che il fondotinta che andremo poi a applicare ha almeno due primer diversi, uno che conosco e uno che non conosco, così da capire anche come
si comporta. Prima di andare con il fondotinta, lo sapete che lo faccio sempre questo passaggio e ovviamente devo farlo anche oggi, ovvero vado e applico il correttore correttivo, questo qui di Bobbi Brown, che serve ad andare a correggere queste occhiaie, soprattutto il colore scuro delle occhiaie. La tonalità che utilizzo io è Light Bisque e guardate, in 2 secondi occhiaie ci sono e occhiaie non ci sono. Ovviamente questo è solo sempre un primo passaggio, poi dovete anche andare se avete le occhiaie particolarmente scure, secondo me oggi ce l'ho più scure del solito, e andate a correggere il colore, la maggior parte del colore scuro, però poi quando andrò a applicare il correttore andrà ancora di più a creare questo effetto riposato sul mio viso. Andiamo ora ad applicare il fondotinta, ma prima di fare questo, perché non lo utilizzo oggi? Perché non voglio rovinare la tonalità di questo fondotinta, ma volevo farvi sapere e vi aggiornerò proprio subito a breve su questo prodotto perché sono troppo esaltata. Cioè, com'è che nessuno me l'ha detto? Cioè, anche tra di voi, come nessuno l'ha scoperto? Cioè, così l'ho scoperto a caso. Praticamente, questo prodotto di By Terry, che se mi seguite da tanto sapete che è uno dei miei preferiti. Face to Body, ma non so se vi ricordate, il T2Tan è sempre stato con dei leggeri brillantini. Poi ho sempre detto che l'ho comunque utilizzato anche quando avevo un'acne molto peggiore di quella che ho adesso. Anzi, adesso posso dire che non ce l'ho più quest'acne, ne ha detto il signore. Ma finalmente By Terry credo che abbia ascoltato i feedback e ci ha fatto la T2Tan, ma in versione. Aggiorno perché secondo me voi adesso che siete appena tornate al mare, che siete super abbronzate, questo qui potrebbe essere super interessante da appunto applicare su tutto il viso e poi applicare magari una sorta di BB cream eccetera eccetera per solo aumentare ancora l'effetto abbronzatura che avete. Vi aggiorno, state sintonizzate, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi al canale perché o sapete che poi vi faccio sempre gli update. Ma troppo esaltata da questo prodotto, cioè non so come me l'ero perso e l'ho scoperto così a caso. Ma il fondotinta che andiamo ad applicare oggi, la ragione per la quale non posso applicare questo, perché questo fondotinta l'ho preso della tonalità che secondo me è la mia tonalità di adesso, ovvero tonalità già bianca, perché purtroppo l'abbronzatura se n'è andata, ed è un nuovo fondotinta di Bobbi Brown. Voi sapete che Bobbi Brown è uno dei miei brand preferiti. Questo qui è il Bobbi Brown Weightless Skin Foundation SPF 15. Allora, un minuto di silenzio. Per questo packaging c'è il packaging super luxe, poi ha questo tappo, guardate qui, ma poi è bello consistente, cioè adoro la boccetta tipo demi matte, cioè i dettagli che proprio piacciono a me, e io questo qui l'ho preso nella tonalità Warm Sand. Ok, amiche, fatemi un attimo cambiare e mettere questa maglietta perché sono in fase premestruazioni, sto letteralmente sciogliendo, ma non posso tenere l'aria condizionata perché sennò poi voi non mi sentireste, quindi un secondo. Scusate per questa mini interruzione, ma dovevo farlo, stavo morendo di caldo e volevo stare appunto senza maniche, quindi eccomi qui. Comunque, vi stavo dicendo, questo qui dovrebbe essere un fondotinta che ha una coperenza media che dovrebbe stratificarsi, che ci piace tantissimo, che dura tutto il giorno, semi matte blur finish, quindi un finish semi matte, demi matte, quindi né troppo mattificante né troppo luminoso, anche qui ci piace, e dice di shakerarlo bene prima di utilizzarlo, e quindi ovviamente noi lo faremo. Questa è una mini passata di fondotinta, adesso lo andrò a stratificare, ma volevo farvi vedere questa cosa che è super interessante che ho notato così adesso praticamente. Qui ho questo brufolino barra crostina che non so come sia possibile perché io non mi tolgo mai i brufoli, quindi questa cosa non si spiega. Ma di solito se i fondotinta hanno una texture troppo pesante o comunque hanno delle texture troppo secche, si vanno ad attaccare a queste zone, vedete? E vanno a creare un effetto orribile, mentre questo qui è andato a coprire in maniera leggera, perché vedete si vede ancora l'alone della macchietta, ma senza aggrapparsi in maniera orribile alla texture della pelle, cosa che mi piace molto perché se voi avete una pelle particolarmente segnata, magari avete dei segnetti dell'acne, delle rughette eccetera eccetera, volete qualcosa che non si vada ad aggrappare alle vostre imperfezioni, sapete, credo che questo prodotto potrebbe essere interessante. Ovviamente, come dico sempre, prendete
tutto con le pinze. Questo è l'effetto del fondotinta appena applicato e come vedete, secondo me è un bellissimo effetto, ovvero è andato ad uniformare la pelle, è super leggero, ma comunque è andato a uniformare. Ora, ovviamente, se avete delle macchioline belle intense, come vedete, vedete, si vede ancora l'alone. Ora, potete cambiare e potete non cambiare, cioè in senso, potete ovviamente lasciare la base così e fregarvene. Oppure potete andare e correggere ancora meglio queste macchiette. Uno dei miei prodotti preferiti per andare a coprire le macchiette è questo correttore di Clé de Peau, che sapete, che consiglio tantissimo. So che in realtà alcuni di voi hanno preso il coraggio e l'hanno comprato, perché ovviamente ha un prezzo abbastanza elevato, e mi avete mandato dei feedback pazzeschi, ovvero che vi siete trovate anche voi molto molto bene. E vi faccio vedere come questo prodotto andrà letteralmente a nascondere questa. Ovviamente la texture della macchietta si è rialzata come ce l'ho io adesso, non potete toglierla, però vedete, è andata sicuramente a migliorare la situazione. Spero che si veda anche perché con questa luce naturale, raghi, cioè vedete veramente tutto in super super dettaglio, cioè non posso venire qui a raccontarmela, non ci sono luci artificiali, cioè questa è la mia pelle, questo è come l'effetto che voi avrete anche sulla vostra pelle, insomma. Poi vado ovviamente velocemente a andare a riscaldare il mio incarnato e vado con la palette di Makeup Forever. Sto ancora utilizzando questa, non perché io non stia utilizzando questa qui che ho preso recentemente, che è quella con i blush, perché in realtà quella con i blush, come potete vedere, i blush li sto utilizzando. Questa parte non l'ho ancora utilizzata perché voglio finire ovviamente queste cialde prima, visto che sta palette costa, la voglio sfruttare e la voglio sfruttare per bene, e quindi vado e andiamo a riscaldare leggermente l'incarnato. Torneremo presto in vita e non sembrerò più un parente di Edward Cullen. Poi vado e applico il blush in crema. Dovete sapere che lo so che ognuno di noi tende ad utilizzare, magari, che ne so, il correttore prima, eccetera, eccetera. Io di solito faccio fondotinta, bronzer in crema, blush in crema e poi vado con il correttore perché poi mi permette di andare e modificare, diciamo, la forma se magari ho messo troppo blush e far sì che il blush poi in crema sia proprio lo strato. Uno strato sottile che sia sotto il correttore così che sembri ancora più naturale. Preferito, questo qui non è una novità, ma mamma mia, cioè, compratelo e poi fatemi sapere. Ma in realtà anche qui so che in tantissime ormai l'avete già preso perché vi siete già fidate e avete fatto bene, perché anche qui mi avete mandato tantissimi, come si dice, tantissimi feedback positivi. È il blush di Armani. Questo qui è nella tonalità 50.5, che dà questo effetto stupendo alla pelle. Mi piaceva quando ero più abbronzata e guardate adesso anche che sono mortizia, dà questo effetto super super naturale. Secondo me è il classico blush che potete sia utilizzare da solo, poi anche stratificato con un blush in polvere che vi faccio vedere. Anche qui non sarà una novità quello, però non credo di avervi mai fatto vedere qui su YouTube la stratificazione. Magari su Instagram sì. Non mi seguite su Instagram? Male, dovete farlo subito perché lì proviamo ovviamente molti più prodotti, essendo una piattaforma un po' più immediata. Nonostante YouTube abbia sempre il mio cuore, perché qui posso venire, sedermi tranquilla, far due chiacchiere con voi, posso tenervi compagnia, insomma, cioè sembra veramente di passare del tempo con delle amiche. Io lo dico sempre, ma proprio in generale anch'io tendo a guardare tanto YouTube perché ti tiene proprio compagnia. Cioè, belle le storie, belli i TikTok, eccetera, eccetera, ma nulla ti tiene compagnia come i video di YouTube. Cioè, qui lo dico, sarò vecchia io, non lo so. Effetto super, super naturale. Uno poi se vuole potrebbe aggiungerne ancora, ma oggi ho deciso di volere un effetto un po' più naturale.
andiamo, proviamo un nuovo correttore low cost, quindi questo video è proprio un mix low cost e high end, ed è il correttore della L'Oreal. Non so se sia nuovo, nuovo per me, questo qui è L'Oreal Paris Accord Perfect Serum Corrector Luminoso. Non so perché sia in francese, ah, perché sono già in parte in francese. Questo qui è il L'Oreal True Match Serum Concealer, quindi un correttore in siero, quindi mi aspetto che sia abbastanza idratante, media coprenza, siero, quindi super leggero sul contorno occhi, spero vivamente. E poi lo andiamo ad applicare con questo pennello della Zoeva. Allora, dovete sapere che io dal 2016... Voglio dire, dal 2017 ho utilizzato questo pennello. Questo pennello è un pennello di Sephora, della collezione Sephora Pro, è talmente vecchio che non credo che Sephora faccia più questi pennelli, cioè il manico sia un po' diverso. Ma 7 anni dopo, credo che questo pennello lo manderemo in pensione, sapete perché? Non perché abbia perso dei peli, eccetera, eccetera, ma perché, guardate, vedete come è basso. Praticamente non so cosa sia successo, magari perché ovviamente uno li lava eccetera eccetera, il pennello cade sempre giù, quindi in teoria il pennello era così, però cosa succede quando io poi applico il correttore? Con la pressione il pennello torna di nuovo in basso. Quindi ho visto che c'era questo pennello di Zoeva che letteralmente mi sembra la stessa cosa. Ogni volta mi chiedete, Franci, un pennello da correttore? Che pennello da correttore? E vi giuro che è questo qui, che è appunto il 142 Concealer Brush. Cioè, ora ditemi se non vi sembra esattamente questo pennello qui. Ora fatemelo tirare di nuovo così capite. Ma vedete? Cioè, ditemi se non sembrano la stessa cosa. Ok. Iniziamo ad applicarlo così per capire. Wow, mamma mia, veramente molto, molto, molto interessante L'Oreal. Sembra un correttore interessantissimo perché ha comunque una buona coprenza, ovviamente una coprenza media, ma la cosa forse più interessante è questa texture. Ha una texture so sottilissima che non va veramente a segnare le rughette del contorno occhi. Attenzione, amiche. Abbiamo trovato un correttore power. Un'altra cosa che poi sto facendo in questo periodo è prendere questo correttore, questo qui, il Lumino Silk di Armani, perché adesso è più chiaro rispetto alla mia tonalità di carnagione. Mi va proprio ad illuminare questa zona e vado solo qui, proprio all'angolo interno, e poi prendo il pennello, anzi prendiamo il pennello di Zoeva che mi è piaciuto tantissimo. Cioè, se cercate un pennello correttore run, don't walk, come si dice qui, correte, non camminate, perché è molto molto bello con i pennelli. Non hai bisogno di molto per capire se un pennello è di qualità e si veda. Subito a fissare il tutto e vado con questa qui, la cipria di Shiseido, che vi ho detto che per il contorno occhi questa qui c'è veramente pazzesca. Una cosa che sto facendo in questo periodo che ho visto su Instagram o sull'altro social, praticamente dopo aver messo il correttore, prima di mettere la cipria, prendete il pennello e andate e pressate il correttore dentro alle linee di espressione, se si è andato magari un po' a depositare, e poi subito andate e fissate. In questo modo avrete il contorno occhi più levigato possibile. Poi sicuramente una delle ragioni per la quale questa tecnica funziona è perché con il pennello voi andate a togliere anche l'eccesso di correttore. Come bronzer andiamo a provare un bronzer low cost, che è il bronzer di NYX. Sono super triste, sapete perché? Perché avevo preso due tonalità per farvele vedere, ma questa qui, che è la tonalità più scura, che è la tonalità 03, guardate cosa mi rimane di questa. Di questa. Aspetta, se riesco ad aprirla. Guardate cosa mi rimane di questo bronzer.
Niente, mi rimane assolutamente nulla, si è sfracellato purtroppo, quindi questo è quello che mi rimane di questo bronzer, ma per fortuna questo qui, che è la tonalità 02, che secondo me è la tonalità giusta per me, è perfetto. Ha, mamma mia, un profumo, raghi, c'è cioè un profumo di qualcosa di dolce, buonissimo. Ho sentito ottime, ottime, ottime opinioni. Ottime opinioni. Quindi ho detto, sai cosa? Fammelo provare, fammi vedere un pochino com'è. Ottime opinioni. Ok, magari andateci con una mano un po' più leggera di quello che ho fatto io. Bene, quindi pigmentato. Forse è scura per me adesso. Oh mio Dio, mi sono trasformata in un Oompa Loompa. No! Cioè, tutta la cosa, ho fatto tutto bellissimo, mi piaceva la base, metti il bronzer, una merda. Ok. Ottime opinioni. Questa è la tonalità, vi volevo fare lo swatch per farvelo vedere. Non lo so, non mi fa impazzire il colore. Non lo so, non è la tonalità di bronzer che io tendo ad utilizzare. Giusto per farvi capire, questo è uno dei miei bronzer preferiti, che tutte voi conoscete molto bene, Charlotte Tilbury, meno rosso, più bronzo, secondo me, naturale. Mentre questo qui, cioè non voglio dire che sembra quasi un blush, ma ci avviciniamo. Tra tutti i prodotti che abbiamo provato oggi, forse questo non tra i miei preferiti, ma ci sta ovviamente una first impression. Aspettarsi che mi piaccia tutto è praticamente quasi impossibile. Vado e vi faccio vedere ora la combo con il blush di Armani, che è questo blush di NARS. Questa qui è la tonalità Orgasm Edge, nuova tonalità di NARS, ovvero hanno finalmente cambiato la tonalità Orgasm, che praticamente sempre era la tonalità che aveva i brillantini, ma se voi come me su questa zona avete tante, come si dice, se avete tante imperfezioni, se avete magari una texture non super liscia e quindi una pelle stupenda, avere i brillantini non è propriamente il massimo. Quindi questa tonalità è stupenda, è incombinata con questo blush, cioè sono esattamente lo stesso colore, cioè questo e questo insieme creano la tonalità perfetta. Provate questi blush di NARS, perché vi dico sempre che se voi non avete mai mai provato i blush di NARS, non sapete cosa vi state perdendo, ovvero sono i blush in polvere che hanno la durata più lunga, secondo me, sul mercato. Anche qui provare per credere, poi se provate fatemi sapere. Ok, quindi questa è la base completata e io non credo che riesco a farvi capire la mia ossessione per questo fondotinta. Cioè, raghi, ha una texture pazzesca sulla mia pelle. No, devo continuare ad aggiornarvi sulla durata, ma per ora first impression non pensavo mi potesse piacere così tanto. Sono andata velocemente ed ho applicato un pochino il primer occhi delle NARS, che anche qui se non avete mai provato non so cosa state aspettando. Lo dico sempre, cioè le persone dicono, ma perché metti il primer? Il primer è il prodotto che ti fa veramente durare il trucco occhi di più. Cioè se esiste un motivo c'è e funziona. Ora, ho praticamente preso questa matita di YSL, non so se sapete, ma YSL è uscita con queste nuove matite, sono matite waterproof e oh mio Dio, ho fatto uno swatch sulla mano, ve lo devo mettere qui e non se ne andava. Ora, la mia ossessione per il colore ciliegia ha fatto sì che io comprassi questa matita in colore ciliegia. Ora, cosa faccio con questo colore ciliegia? Stavo pensando di magari utilizzare solo il MAC Paint Pot come base e poi utilizzare questo colore leggermente come eyeliner e vedere. Tra parentesi, non so se queste matite vi ricordano,
delle altre matite molto famose su internet. Guardate un pochino, sembra molto molto simile come packaging ovviamente, perché non so sugli occhi se sono uguali, alle matite di Victoria Beckham, con la differenza che questa qui di YSL dicono che sia waterproof, cosa che ovviamente noi apprezziamo tantissimo. Quindi vado leggermente con il paintpot della MAC nella tonalità Groundwork, anche qui. Se non avete questo prodotto della MAC, non so cosa state aspettando, perché vi permette di creare questo effetto, vedete? Sfumatura all'occhio in 3 secondi. E poi questo prodotto lo potete utilizzare sia come base per altri ombretti, ma anche da solo. Questo è l'effetto sugli occhi, questo è l'effetto sugli occhi, come vedete, è super super naturale. E ora stavo pensando di prendere la matita e di utilizzarla stile eyeliner. Non so quanto si possa notare dal video, ma guardate che bello questo effetto leggermente prugna che va veramente a tirare fuori il verde dai miei occhi. Poi ho pensato, per intensificare ancora di più questo effetto, vado e prendo il matitone, questo qui nero di Bobbi Brown, che sapete che è anche qui la mia ossessione, e vado nella rima interna per andare ancora a definire meglio il mio trucco occhi. No, amiche, io non posso spiegare a parole la mia ossessione che ho per adesso per questa base. Spero che voi la possiate vedere, ma questo fondotinta vi continuo ad aggiornare, vi continuo ad aggiornare, e sapete qual è la cosa assurda? È che mi piace di più la parte dove io ho utilizzato il primer, questo qui super low cost di Rimmel, rispetto a questa dove ho provato il mio primer, diciamo, solito. Quindi devo dire che questa combo per ora si sta rivelando la combo vincente. Ovviamente vi aggiorno e vi faccio sapere sulle labbra se vi interessa, perché lo so che vi interessa. Ho utilizzato questo qui, che è il rossetto della MAC, che è il 540 Thanks It's Matte, che come vedete è proprio il mio rossetto preferito. Anche qui, se ancora non l'avete mai testato, non so cosa state aspettando, perché è pazzesco. E voilà! Questa è la full face completata, cosa ne dite? Non mi dispiace assolutamente, anzi, ma soprattutto vi continuo ad aggiornare su questi prodotti, perché devo dire che abbiamo provato prodotti super interessanti. E altra cosa super interessante che assolutamente vi continuo ad aggiornare è questo correttore della L'Oreal, veramente ottimo. Il pennello della Zoeva, se cercate un pennello correttore, credo che l'abbiate trovato. E voilà! Da me è tutto, questa è la full face completata con queste novità. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e come sempre che io vi abbia tenuto un po' di compagnia, come sempre. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!